Non ci giovano. È una battaglia prima di tutto culturale che va combattuta con le uniche armi a nostra disposizione, che sono le armi dell'istruzione, che sono le armi della comunicazione, che sono le armi da parte delle istituzioni di affermare che in una città ci si può realizzare non perché si conosce qualcuno, ma perché si conosce qualcosa e che nella vita va avanti chi merita. Ecco, questo è quello che è il compito delle istituzioni, al di là di quelli che sono percorsi di legge, di riforme nazionali. Sentivo che si parlava anche di questo. Noi gli strumenti ce li abbiamo già a disposizione. La città di Reggio Calabria, sul piano dei beni comuni confiscati, sul piano dei beni confiscati, ha trasformato un primato negativo, quello di essere la città col più alto numero di beni confiscati in regione, in Italia, in condominio con la regione Sicilia, in un primato positivo rispetto all'utilizzo virtuoso, l'utilizzo sociale che si fa dei beni sottratti alla criminalità organizzata, ribaltando un concetto e traducendolo in un messaggio positivo e realizzando un documento, un regolamento che oggi è il fiore all'occhiello delle politiche anti-ndrangheta del nostro paese ed è utilizzato e mutuato anche da altre città. Abbiamo fatto così ad esempio con Tiberio Bentivoglio, che sta all'interno di un locale confiscato alla criminalità organizzata. Ci sono altri esercizi commerciali confiscati alla 'ndrangheta che oggi vengono in qualche modo utilizzati gestiti da chi ovviamente ha le credenziali per poterlo fare. Questo è il messaggio che si può lanciare e si deve lanciare, che naturalmente queste persone non sono sole, ma camminano in un percorso di affermazione dei diritti e della legalità che è garantito dalle istituzioni. Grazie. Come giudica la risposta della città? Beh, diciamo che c'era tanta gente e diciamo che si può sempre fare di più. Sindaco, pace fatta con la signora Pontari, era un chiarimento. No, guardate, questa è una cosa che avete strumentalizzato voi e chi ha provato a tradurre in un messaggio di polemica politica un post su Facebook che invece ha tutt'altro tenore. La signora ha fatto bene a scrivere, io ho risposto, lei ha capito, ci siamo sentiti per telefono, ci siamo abbracciati virtualmente, adesso avrò la possibilità di farlo di persona. Una tempesta in un bicchiere d'acqua fatta ad arte da chi ha provato a buttarla in politica quando francamente c'era soltanto da unirsi in una battaglia comune che è quella contro la 'ndrangheta e della criminalità organizzata. Grazie.